La seconda ondata di Covid-19 nelle carceri italiane è risultata più aggressiva rispetto alla precedente. Per quali motivi sono aumentati nella seconda ondata rispetto alla prima? Cos'è successo durante il lockdown? Il Ministero della Giustizia ha chiuso i colloqui con dei parenti, con i detenuti. I lavoratori, a qualsiasi titolo, non facevano parte di una popolazione in cui circolava il virus attivamente e quindi i carceri sono rimasti protetti. Con la seconda ondata, il successo è che questa è diventata una malattia, un virus che si è trasmesso in maniera talmente diffusa che non era più controllabile, è entrato nelle famiglie. Moltissime, la stragrande maggioranza delle persone che l'ha preso in famiglia. Quindi la situazione è cambiata, e rispondo alla sua domanda, però questa premessa era doverosa per far capire a chi ci ascolta le motivazioni reali di questo, e la situazione è cambiata perché chi va a lavorare in carcere potenzialmente è il vero vettore del virus all'interno di una comunità chiusa. Quindi la nostra posizione nasce da questo ragionamento. Quindi in primis vacciniamo chi va a lavorare, in seconda battuta vacciniamo chi è più a rischio. Se prende la malattia in carcere, di avere dei seri problemi di salute e quindi poi creare dei problemi anche organizzativi, perché un detenuto che deve essere portato in ospedale poi deve essere scortato, quindi il numero di agenti di polizia penitenziaria che sono coinvolti, che sono in un'operazione di questo genere, diventa, se i pazienti sono tanti, non bastano più, quindi c'è proprio anche un problema organizzativo dello Stato italiano, no? Della sicurezza italiana. Quindi, quando si parla di carcere, si parla di sicurezza del paese, non dimentichiamocelo mai. Quindi stiamo coniugando due sistemi, uno sanitario e l'altro della sicurezza nazionale. E in ultimo, si può anche fare ragionamento, ma solo in ultimo, di vaccinare anche tutti gli altri detenuti, perché? Perché essendo, come ho detto all'inizio, persone che spesso hanno problemi sociali, quando sono liberi sono meno raggiungibili anche con la vaccinazione in libertà. Quindi la detenzione potrebbe essere un'occasione unica per poter vaccinare una fascia di persone che fuori non riusciamo più a rintracciare. È possibile ipotizzare quanti vaccini servirebbero per vaccinare queste tre categorie che le ha detto? Quest'anno con la pandemia il numero degli arresti si è ridotto drasticamente. Stiamo parlando di giornalmente residenti intorno ai 50-55 mila persone. Okay, quindi se si fa una campagna vaccinale che dice questo è il mese della vaccinazione in carcere, dobbiamo ragionare su circa 55 mila di agenti di polizia penitenziaria sono in rapporto circa 1 a 1, quindi gli agenti di polizia penitenziaria sono altrettanti. Medici e infermieri saranno 4-5 mila. Quindi stiamo parlando a spanne di circa 100-120 mila persone, volendo vaccinare tutto il sistema.